Il Consiglio regionale della Campania ha celebrato Giancarlo Siani, il cronista del Mattino, ucciso il 23 settembre 1985 nel quartiere Vomero per aver denunciato il sistema mafioso che all'epoca legava a doppio filo i clan di camorra dei paesi vesuviani con quelli del napoletano e Cosa Nostra siciliana, nell'aula consiliare che porta il suo nome. Una celebrazione consueta, occasione per premiare studenti e lavoratori che si sono distinti con le proprie azioni e i propri elaborati nel contrasto alla criminalità e alla promulgazione dell'educazione civica. Ascoltiamo la Presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa D'Amelio. È un messaggio che sì, Giancarlo era un ragazzo normale, un giornalista coraggioso, che raccontava i fatti. E nei fatti veniva fuori che si può essere normale e diventare eroi perché non si accetta, insomma, che si denunci fino in fondo i tanti problemi che riguardano questi territori rispetto alla legalità. Intervenuto alle celebrazioni il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiro De Rao. Credo che sia stato il simbolo di un giornalismo che è capace non solo di fare cronaca, ma di ricostruire i peggiori accordi fra politica e camorra. E questo è il giornalismo che consente ai giovani di capire qual è il tessuto in cui ci si trova e quale può essere il ruolo di ciascuno per arrivare a quell'obiettivo cui tuttora si tende, di annientamento delle mafie.